nostro è un investimento che ormai abbiamo messo in campo negli ultimi anni, riteniamo che sia fondamentale e strategico per la crescita della città, quindi continuiamo a lavorare proprio per contribuire alla crescita dei giovani o comunque a elevare la conoscenza e quindi il grado di cultura dei nostri concittadini, e lo facciamo tra mille difficoltà, perché ogni mostra che inauguriamo dietro c'è un grande percorso. Avrete visto anche forse in qualche appunto che è stata consegnata alla stampa, c'è un lavoro da un anno che con Semerov, che è partito questo progetto, ed è un progetto che abbiamo costruito passo passo proprio per cercare di modellarlo e anche di calarlo in una realtà come la nostra, e quindi non essere un qualcosa di distante dal territorio, quindi di astratto, quindi poco, diciamo, non collegato con la nostra realtà. E questo lo facciamo sempre, lo facciamo grazie alle capacità, alle forze della nostra amministrazione. Ci piacerebbe, insomma, ritrovarci un giorno ad avere anche qualche altro ente accanto, ad esempio la Regione, che insomma che non partecipa a questi sforzi, anche se trovate magari il logo nei folder, nei cataloghi anche della Regione, ma il piano di sviluppo urbano sono soldi dell'amministrazione che sono stati già assegnati, e non per questo, e sono sforzi enormi che vengono messi in campo, e riteniamo che anche questa volta abbiamo centrato l'obiettivo. Io mi ritengo privilegiato, devo dire la verità, rispetto a tutti voi in questo momento, perché ho avuto l'opportunità questa notte, proprio di notte, a fare una visita mentre ovviamente la fase allestimento della mostra, e l'ho fatta con una guida d'eccezione, cioè l'ho fatta con Vittorio Sgarbi, quindi ha dato il massimo per quello che può essere, almeno per noi, per me, in termini di contributo. Mi sono arricchito e mi sento veramente felice.